Niente, sarò brevissimo, telegrafico, perché so che la senatrice è attesa in un altro appuntamento elettorale, non voglio certo essere io a sottrarre a democratici di altri comuni la preziosa presenza della senatrice Fino Chiaro. Poche parole per ringraziarti innanzitutto a nome dell'intero partito per la tua presenza qui stasera, che testimonia secondo me più di mille parole l'importanza del partito intero a livello direi regionale ma anche nazionale, riconosce questa tornata amministrativa in maniera particolare su Napoli e sulla periferia di Napoli. Tu sicuramente avrai notato, visto che prima osservavi la donna tenace, no, la donna del sud, attenta di avanzare sui fatti, diciamo la composizione un po' originale della nostra coalizione, che è, noi lo amiamo definire un laboratorio politico, è una scommessa che ci è stata quindi sottoposta, abbiamo accettato di buon grado, perché ci facciamo carico dell'incombenza di sperimentare tutte le vie possibili per invertire e per dire fine a questo ciclo berlusconiano, che a livello romano chiaramente è fastidioso per questo rigurgito di cesarismo che sta manifestando, no? Ma critici a livello locale solide in Italia rispetto ad altri paesi dell'Unione ed emerge
dalle rilevazioni del Transparency International, un organismo non profit che studia il fenomeno a livello globale. Nella più recente rilevazione, il Transparency, febbraio del 2011, su 180 paesi, dichiara che l'Italia ha perso nuove posizioni nella graduatoria della corruzione nel settore pubblico. Nel 2007 era al 41esimo posto, nel 2008 al 55esimo posto e nel 2009 al 73esimo posto. In due anni il bel paese è sprofondato di ben 22 posti, con il suo 63esimo posto sta peggio della Turchia, di Capo Verde e del Botswana. Tutto questo avviene perché noi purtroppo siamo in una situazione nella quale non si può più in pratica di questa assenza di politica. Praticamente se, come ti dicevo, a livello nazionale il berlusconismo significa gli ultimi colpi di coda, diciamo, di Berlusconi sul territorio, significa l'insostenibile leggerezza, l'assenza, l'insipienza, diciamo, di Caldoro, l'impresentabilità politica del Cosentino, l'assenza per ovvie ragioni del presidente Cesario, che si traduce in una ingovernabilità del territorio, un'assenza di politiche di sviluppo, di crescita. E in questo senso noi abbiamo cercato, come ti stavo dicendo, di sperimentare questa strada di questo laboratorio politico, che si pone un obiettivo semplice, immediato e devo sempre dire minimale, cioè quello di stabilire la normalità. Perché laddove le regole sono stravolte, io penso, e qui c'è il candidato sindaco, che noi dobbiamo mirare unicamente, diciamo, a dire che il normale non deve essere frutto di miracoli, che i cittadini casoriani girino per strade sgombre dalla spazzatura, che le madri portino i propri bambini nelle scuole agibili e che nelle scuole agibili trovino, diciamo, sei ragazzi sventuratamente sono diversamente abili, degli insegnanti di sostegno, così come dobbiamo dire che è essenziale lo stato sociale rilanciato, perché deve essere normale che un anziano abbia l'assistenza nella fase più delicata della propria vita, o ancora, e qui c'è la testimonianza dei compagni dell'USB, che deve essere normale, lo diciamo poco fa, utilizzare le aree dismesse per creare un'opportunità di sviluppo, che vanno gestite nella maniera più democratica e più trasparente possibile per creare lavoro sul territorio, perché deve essere normale che i nostri figli, i nostri fratelli non avvertano ancora l'umiliazione, diciamo, dell'emigrazione. E così ancora, e concludo, deve essere normale, significa ristabilire norme democratiche per un territorio già così violentato, qual è la periferia di Casoria. Pensiamo ad Arpino, che definire la periferia offensiva è una realtà urbanistica di 30.000 abitanti, dove già compromesso fortemente, diciamo, l'equilibrio ambientale, si pensa di installare una centrale a biomassa. È una cosa ovviamente inaudita. Come ancora, ricollegandoci alla tematica del referendum, dobbiamo dire che è normale affermare la libertà, diciamo, dell'acqua, della fruizione pubblica dell'acqua. Questi sono i temi, voglio dirti, che hanno rappresentato, come dire, la colonna portante della nostra campagna elettorale, perché noi siamo stati fermamente convinti che una cittadina come la nostra non si vincono le amministrative solo e unicamente combinando delle belle liste con dei portatori di pacchetti di voto, ma ci siamo messi in discussione, fu una scelta coraggiosa, e penso che in questo senso, diciamo, è doveroso da parte mia ringraziare tutti i compagni, gli amici democratici e democratiche, i giovani che hanno ritenuto doveroso, è opportuno essere in lista, metterci la faccia con coraggio e veicolare giorno dopo giorno nelle case questo messaggio, il messaggio che una diversa realtà è possibile, il messaggio che non si deve, non si può fare campagna elettorale sul territorio solo all'insegna del voto di scambio, non lo sappiamo fare, non lo vogliamo fare, e ti riferisco veramente che ho vissuto l'altro giorno in maniera orgogliosa una frase detta da un nostro candidato, a taluni che avevano detto di non votarlo, lo invitava semplicemente a vedere il curriculum di chi altro avrebbe votato per vedere se meritava in pratica il suo voto. Questo è il carattere distintivo del nostro partito, un partito fatto da uomini coraggiosi, da uomini che si mettono, uomini e donne coraggiosi che si mettono in discussione ogni giorno, e credo che questo sia il patrimonio più grande che abbiamo.
la senatrice, che non assolutamente dobbiamo disperdere, e del quale io come segretario ne vado orgoglioso, diciamo, pongo nelle mani del partito. E mi fermo qui perché ho preso l'impegno di essere...